Il 118 e la formazione sui defibrillatori sono stati potenziati grazie alla donazione del club amatori macchine agricole d'epoca di 12 manichini didattici per l'istruzione al soccorso, destinati sia a personale sanitario che laico. Un segno concreto che si inserisce all'interno della campagna di sviluppo della rete dei defibrillatori nel territorio aretino, che sta portando avanti il 118, puntando sulla formazione dei giovani nelle scuole. Il progetto della scuola è l'asse portante del nostro futuro. Noi investiremo sempre di più nei nostri ragazzi, perché il nostro futuro sono i nostri ragazzi. Io dico sempre, noi capelli bianchi dobbiamo portare l'esperienza, ma il futuro sono i nostri ragazzi, quindi continueremo a fare formazione nella scuola. Pensate, la scuola diploma tutti gli anni 3.000 ragazzi. Se noi riuscissimo a avere, e cercheremo di farlo, tutti e 3.000 formati anche alla defibrillazione e alla rianimazione cardiopolmonare, avremo in 10 anni 30.000 persone formate, che sarebbe quasi il 40% della formazione che potremo fare di tutta la popolazione. Capite che così è un obiettivo che possiamo raggiungere solamente tramite la scuola. Un aiuto reso possibile grazie al CAMAE. Siamo convinti che le associazioni che sono sul territorio devono investire nel territorio anche socialmente. La nostra è un'associazione che si occupa di macchine agricole d'epoca, perché a queste macchine andrebbe fatto un monumento, perché sono quelli che hanno liberato l'uomo dalla fatica più bestiale, che è la fatica dei campi. Però poi noi siamo anche portatori anche di valori nuovi come la formazione e la sicurezza. Formazione e sicurezza passano per l'USL e anche per il 118, che è una grande risorsa. Ma, ripeto, questa risorsa va spesa bene e le associazioni si devono rendere conto di questo e quindi investire anche nel sociale, secondo quel concetto nuovo di welfare nel quale noi crediamo.